Riprendiamo la nostra diretta e stamattina voglio dare il bentornato su Padre Pio TV a un caro amico, Fra Emiliano Antenucci. Ben trovato, pace e bene, Fra Emiliano. Pace e bene, carissimo. E allora, con Fra Emiliano questa mattina vogliamo parlare di un tema importante perché siamo nel tempo di Pasqua, nel pieno del tempo di Pasqua, e siamo proiettati verso una festa altrettanto importante che celebreremo per volere di Giovanni Paolo II proprio domenica prossima, la seconda domenica di questo tempo dedicato alla resurrezione del Signore, è la Domenica della Divina Misericordia. Dunque, Fra Emiliano è un missionario della misericordia, uno di quei tanti sacerdoti che Papa Francesco, nel corso del giubileo straordinario che abbiamo celebrato qualche anno fa, ha voluto identificare proprio come coloro i quali devono continuare a portare ancora di più la misericordia nel mondo. E la prima parola allora che voglio rivolgere a Fra Emiliano, che poi è anche la prima domanda, è cosa vuol dire essere oggi missionari della misericordia, proiettati anche verso questa festa così importante? Innanzitutto significa esercitare l'apostolato dell'ascolto. Noi non sappiamo ascoltare, ascoltare in maniera attiva, partecipativa, empatica, ascoltare senza giudicare. Così fa anche il Signore, Dio che ha l'unico che ha la capacità di giudicare, non ci giudica ma usa misericordia. Dio è un padre che ci ama con cuore di madre, quindi da parte del confessore, da parte del missionario della misericordia, si tratta, come dice spesso Papa Francesco, di non trasformare il confessionale in un tribunale, ma come un luogo di accoglienza, di ascolto profondo e soprattutto dove il penitente fa l'esperienza dell'abbraccio misericordioso del Padre. È un mestiere duro, permettimi, Fra Emiliano, allora, quello del missionario della misericordia, anche perché oggi si ha a che fare con una perdita del senso del peccato. Papa Francesco lo ha denunciato tante volte, rivolgendosi non solo ai sacerdoti, ma anche a coloro i quali hanno responsabilità pastorali e di governo anche nelle diocesi, nelle congregazioni religiose. Il senso del peccato, dunque, come dice Papa Francesco, è qualcosa che ha perso senso, ecco, perdonami un po' il gioco di parole, e il peccato è una realtà viva, una realtà operante, potremmo dire, in mezzo a noi. Quello che voglio chiederti allora, quale deve essere l'impegno di un missionario della misericordia proprio nel far capire che il peccato esiste e che va evitato? Abbiamo perso il senso del peccato, ma abbiamo trovato il senso di fare peccato, insomma, giocando un po' con le parole, ma a parte gli scherzi, innanzitutto già il fatto che uno riconosce i propri peccati, tecnicamente si parla della grazia del riconoscimento. Quindi il penitente, ecco, innanzitutto è importante la preparazione alla confessione, è fondamentale, perché alle volte ci danno a noi sacerdoti troppa responsabilità. Dici, ma mi sono confessato, ma non ho sentito niente, padre, oppure mi sono confessato a Medjugorje, non al santuario, è stato bravo il confessore. Non si tratta del confessore che deve essere bravo o meno bravo. Certamente da parte del confessore, io ho scritto un libro come deve trattare il confessore, il penitente, ci deve stare la massima accoglienza, ma da parte del penitente c'è bisogno che il cuore sia aperto. Quando un cuore è aperto, il Signore, la grazia di Dio, tramite qualsiasi confessore può agire, come l'ha fatto in tanti santi questo. E quello che ci suggerisci quindi è, come dire, ci deve essere un rapporto bilaterale tra penitente e confessore, perché la grazia, diciamo, non agisce mai da una sola parte, anzi è un Sì, qualcosa che richiede l'apertura. innanzitutto non confessarsi mai a freddo, tra virgolette, ma a caldo, nel senso invocare lo Spirito Santo e vedere dall'ultima volta che uno si è confessato al momento della confessione, ecco, fare un piccolo esame di coscienza, rapporto con Dio, rapporto con se stessi, rapporto con gli altri. I 10 comandamenti riassunti nell'unico comandamento di amare Dio e amare gli altri, quindi è importante un esame d'amore, un esame di coscienza prima della confessione, è fondamentale. Sì,
Senti, Fra Emiliano, purtroppo a dispetto diciamo anche di tante persone che si accostano al sacramento della riconciliazione, ce ne sono tante altre che lo hanno messo un po' nel dimenticatoio. Probabilmente ecco anche perché c'è questa dimenticanza del senso del peccato, magari si tenta di far passare tutto come, tra virgolette, passami il termine, normale, e si perde poi quella che è la bussola. Quello che voglio chiederti è come va allora riscoperto questo sacramento così importante e se deve esserci anche una pastorale da parte dei Sì. sacerdoti, dei vescovi, che in qualche maniera lo deve valorizzare. Poco tempo fa spiegavo questo sacramento a dei bambini piccoli, allora ho fatto un semplice esempio. Ecco, la confessione non è il biglietto per prendere la comunione, non ci confessiamo solo per cancellare i peccati. Ho fatto l'esempio molto molto concreto che la grazia è come lo shampoo e il balsamo. Lo shampoo serve per pulire i capelli. E il balsamo serve per ridare rigore ai capelli. Quindi la stessa funzione ha la grazia nella confessione, quindi di pulirci dai peccati, ma nello stesso tempo di aumentare la volontà, di dare grazia alla volontà. Quindi ecco perché, ad esempio, i santi si confessavano spesso per questo motivo, quindi non solo per l'accusa dei peccati, ma anche per dare forza alla nostra volontà che è debole per superare tutte le tentazioni della vita. Non a caso, Fra Emiliano, tu hai detto i santi. Ecco, io vorrei citarne alcuni che sono stati testimoni, campioni, chiamiamoli così, della misericordia. Padre Pio, Leopoldo Mandic, che poi sono stati al centro del Giubileo straordinario della misericordia, ma anche Giovanni Paolo II, che ha voluto questa festa che si celebrerà domenica così importante, legata a Santa Faustina Kowalska, un'altra grande Sì. santa della misericordia. Quale esempio si può trarre dalle vite di questi campioni della misericordia? Ma io consiglierei ai telespettatori innanzitutto di leggere quel bellissimo libro della misericordia di Suor Faustina Kowalska. E in quel libro ho trovato una pagina stupenda, illuminante. In un colloquio, Suor Faustina, che alle volte soffriva di un po' di scoraggiamento, come tutti quanti noi, che lo scoraggiamento è l'arma segreta del diavolo, soprattutto per i santi, Gesù gli dice: Faustina, io non sono arrabbiato per i grandi peccati e i crimini che gli uomini fanno, ma sono arrabbiato perché tanti uomini e tante donne non si fidano del mio amore e della mia misericordia. Molto interessante questa frase che Gesù gli dice a Suor Faustina. Quindi Gesù non è arrabbiato per i grandi peccati dell'umanità. Mi è arrabbiato perché gli uomini e le donne non si fidano del suo amore, della sua misericordia. San Benedetto nella regola, e poi lo riprende anche San Francesco, scrive: non disperare dell'amore di Dio, non disperare della misericordia di Dio, perché anche questo è un peccato. Il peccato è anche disperare che Dio non mi perdoni. Questa è l'esperienza che faccio come confessore. Molta gente alle volte fa difficoltà a credere al perdono di Dio, oppure meglio non si perdona. Magari crede al perdono di Dio e non si perdona. Allora io gli dico: se Dio ti ha perdonato, perché tu non ti perdoni? Quindi avere fiducia nell'amore e nella misericordia di Dio. Quindi anche questo è il peccato dello scoraggiamento e della disperazione, che porta al suicidio quasi. Quindi avere fiducia in Dio, perché Dio ci perdona sempre, come dice il Papa, Dio perdona sempre. E abbiamo degli esempi importanti, Padre Pio tra tutti, ecco, ci piace citarlo da questo punto di vista. Padre Pio, l'abbiamo citato anche nel libro con il vostro editore, che abbiamo scritto un libro Sì. insieme, aveva proprio una pedagogia nel confessare. Troppo banalmente si dice che Padre Pio cacciava dal confessionale, non è così, a parte che lui se lo poteva anche permettere perché aveva la scrutatio dei cuori, quindi leggeva dentro, ma poi accompagnava sempre il penitente a un cammino di conversione. E questo è importante. La confessione è un cammino di conversione. Non è ci dobbiamo confessare perché è Pasqua il primo venerdì del mese, o no, perché ho bisogno di convertirmi. Il sacramento della riconciliazione è uno strumento per convertirmi. Quindi questo bisogno di conversione, per chiudere anche Fra Emiliano, possiamo dire è alla base della tua attività di missionario della misericordia. Quello che ti chiederei per chiudere è di raccontarci anche qualche aneddoto re relativo a questo periodo che
tu stai vivendo come mandato dal Papa insieme a tanti altri sacerdoti ad essere ancora di più apostolo della misericordia. Ah, tu prima hai citato del 2016, appena il Papa mi ha nominato missionario della misericordia, mi chiama un sacerdote di Milano che stava per morire in una clinica. Io allora stavo a Chieti, allora parto da Chieti con la macchina a Milano. Dice: Padre, io voglio fare una confessione generale dei miei peccati. Un santo sacerdote era stato ordinato dal grande Paolo VI. Allora, mentre finisco di confessarlo, lui mi spiazza e mi dice: Dici, padre, aveva un tumore gravissimo, quindi stava per morire. Padre, dice, dimmi una frase che ti ispira lo Spirito Santo, dimmi una frase che mi voglio scrivere nel breviario e ogni giorno mi leggo prima di incontrare il Signore. A un certo punto ho invocato lo Spirito Santo e gli ho scritto un bigliettino che si è portato fino all'ultimo respiro. Non so se domani sorgerà il sole, ma so che la misericordia e l'amore di Dio sorgerà prima del sole. E questo è il messaggio che voglio lanciare a tutte le persone che ci ascoltano. Non so se domani sorgerà il sole, ma so che la misericordia e l'amore di Dio sorgerà prima del sole. E credo possa essere anche un'adeguata preparazione a questa festa della Divina Misericordia, che poi, se vogliamo, per prendere a spunto anche il tempo pasquale che stiamo vivendo, e sono 50 giorni di Divina Misericordia, perché la Pasqua è celebrata in questo tempo come un unico giorno ed è un tempo ad hoc proprio per la misericordia, giusto? Dobbiamo vivere da risorti. L'altro ieri all'omelia ho fatto l'omelia con un ramo di ciliegio. Ho detto: Ecco, noi siamo nati per fiorire, non dobbiamo essere dei rami secchi. Siamo nati per rinascere dall'alto e per fiorire, perché il giorno più importante della propria vita non è quando uno è nato, ma quando scopre il motivo perché vive e per chi vive. Fra Emiliano, io ti ringrazio di cuore per averci un po' Grazie a te. illuminato in questa giornata, in preparazione alla festa della Divina Misericordia. Un grande abbraccio, grazie. Grazie, pace e bene. Grazie, ringraziamo ancora Fra Emiliano Antenucci. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.